giorni nei quali assistiamo a dei fenomeni incredibili, non dico solo di violenza materiale, ma anche morale, civica, l'idea di Adel Maria Coy di essere vicina ai giovani, di essere vicina agli artisti, di prodigarsi per il prossimo, di premiare poi, come ha fatto il segretario della Fondazione Aldo Bianciamore, coloro che fanno del bene, coloro che lo ricevono, coloro che lo propongono, coloro che lo divulgano, fa sì che noi pensiamo di vivere in un mondo che può essere diverso, in modo soprattutto di essere diverso. Credo di interpretare il desiderio di tutti di passare la parola al Vice Sindaco dopo aver ringraziato anche da parte mia il Presidente dell'Associazione dei Greci. Posso passare la parola? Ecco, mi piace sottolineare il fatto che questa mostra, come il premio a cui è collegata, insomma, ci diano un messaggio forte che insomma già è stato anticipato, cioè che la bontà non è, come direi, ancora di moda. Ecco, noi ci crediamo, pensiamo che davvero ci possa essere un modo diverso di, insomma, di vivere insieme, di relazionarsi con gli altri, di essere appunto a servizio degli altri, e che questo vada riconosciuto, messo in evidenza. Ecco, a volte si ha la sensazione che termini come appunto bontà, onestà siano in qualche modo tramontati e che bisogni insomma trovare dei valori per sostituire, no? Questo che per rottamarli, quasi mi verrebbe da dire, usando un termine abbastanza di moda oggi. Invece ecco, crediamo che siano poi insomma i valori che rendono, che, come dire, coesa la nostra comunità, la nostra città, e sui quali bisogna investire. Di questo appunto ringrazio insomma i promotori del premio, soprattutto anche perché lo fanno a partire dai più giovani, no? Ecco, se non ricordo male, le tre linee prevedono proprio che ci sia un premio proprio dai bambini, dai giovani, e naturalmente anche chi si dona, si mette a servizio del prossimo e può essere e è un esempio per tutti noi che magari a volte affaccendati in altro, insomma, ci dimentichiamo che insomma delle persone che ci stanno accanto, presi come siamo da mille attività. Anche quest'anno siamo qui a ricordare Adel Maria Coy, che era un ingegnere aeronautico e lavorò inglese, lavorò ad altissimi livelli. Poi incontrò Aldo Bianciamore, che lo sposò, e per seguire la famiglia si trasferì a Roma e quindi lasciò la sua elevata attività, dandosi poi a sostenere l'arte, soprattutto dei giovani, e ad essere generosa mecenate. Per questo motivo questo premio, giunto alla 13ª edizione, la ricorda. In questa sala, adesso farò una brevissima visita guidata, troviamo i linguaggi più diffusi nell'arte contemporanea, dal linguaggio surreale alla traccia neoromantica, dal figurativo all'espressionista all'astratto. E sono artisti triestini, ma anche europei, e quest'anno Annie Blanchy è l'ospite d'onore ed è francese, poi monegasca, e ha dedicato quest'opera a Roma, Roma città aperta. Questo è Enzo Mari, artista triestino di Vaglia, anche insegnante d'arte e anche sportivo di altissimo livello. Lui è partito da una traccia astratta e poi è arrivato a questa sorta di figurativo che si chiama frottage, che è una sorta di bassorilievo, così mima il bassorilievo scultoreo, e viene realizzato con praticamente delle piccole sculture, forme di gesso, sulle quali poi lui imprime la tela e poi spruzza, e con vari interventi materici dà corpo a questa tela, e si chiama frottage, ed è, lui è famoso a Trieste e non solo a Trieste per questo taglio.
Abbiamo poi Adriano Stock, che come vedete è anche un artista di rilievo, che si è consociato con altri pittori triestini molto spesso, formando quella che possiamo chiamare l'avanguardia più avanzata triestina. Questa, vedete, è un'opera sua materica e molto spesso lui ha seguito questa traccia materica e simbolica. Abbiamo poi Ilsa Delise, triestina anche lei, che in maniera molto riservata e delicata ci racconta, interpreta la realtà attraverso l'astrazione molto spesso geometrica. Abbiamo poi Fulvio Dott, monfalconese, il quale è architetto, ha fatto l'Istituto d'Arte a Gorizia e in questo caso l'opera è un po' concettuale, molto spesso è più figurativo. In questo caso vedete c'è l'aiuta, c'è l'oro, c'è questa matericità, in questo caso è un gioco, molto spesso è figurativo e racconta il paesaggio. Abbiamo poi Livio Zoppolato, artista d'origine istriana, che racconta anche lui attraverso la matericità e spesso in modo magico il reale. E qui abbiamo il mare di Trieste e abbiamo la chiesa di Sant'Antonio, ma molte sue opere sono dedicate all'Istria e soprattutto ai muri dell'Istria, che rappresentano il simbolo di ciò che si è perduto. Abbiamo poi Giovanni Duiz. Giovanni Duiz è un maestro, diciamo, del quasi dell'iperrealismo magico. Questo è un quadro abbastanza realista nel suo linguaggio, ma ci sono altre forme che forse rappresentano l'espressione più elevata della sua arte, in cui magicamente interpreta la realtà, come vedete con segno finissimo. Questa è una serigrafia. Zhou Zhenong, monfalconese, oggi quasi ottantenne, maestro dell'astrazione, espressionista astratto, con questa forte capacità scenica e cromatica. Qui abbiamo Alda Baglioni, che invece è milanese, laureata in architettura. Questa è una traccia, diciamo, informale in questo quadro. Qui è più figurativa, ama moltissimo il video e il cinema, e fa video e fa cinema, e quindi anche qui, vedete, è quasi un occhio cinematografico che rappresenta questa scena. Poi Valérie Breguin, francese, che, diciamo, questo è un espressionismo figurativo giocoso, questo è un arlecchino. Lidia Bussi, oggi quasi novantenne, e questo quadro è del 2005, l'ho presentata recentemente alla Sala Comunale d'Arte in una splendida mostra. È autrice di un linguaggio magico che va al di là della media. Gigio Postogna, triestino, anche lui attivissimo nell'arte consociata con altri pittori, ha vissuto molto in Sud America e figurativo, molto spesso, questa è una piccola opera, ma se vedete le opere più grandi si rifà molto al 400 toscano. Poi Olli Furlanis ha questa pittura dal taglio sempre molto ricco cromaticamente e di taglio decorativo. Giulia Nogliani Pacor ha frequentato l'Istituto d'Arte di Trieste negli anni eroici, quando veramente c'erano dei maestri eccezionali che hanno lasciato il segno nella Trieste contemporanea. Come vedete, questo suo è un taglio neoromantico, così sognante. Questa Erika Stocker-Micheli è un'artista austriaca che è stata molto legata all'azionismo, che era un movimento d'avanguardia nella Vienna di 40-50 anni fa. Nora Carella. Nora Carella ha oggi più di 90 anni e dipinge da 40-50 anni, è stata una grandissima ritrattista, poi ha perso molto la vista e ora dipinge nature morte e paesaggi. Recentemente l'ho presentata a Bruxelles, nella sede della regione Friuli Venezia Giulia, ed è stato un successo. Ecco, questa possiamo dire è Patrizia Del Bello, triestina, e il gioco New Dada, cioè il voluto nonsense, il piacere del colore e delle forme, ma uscendo dagli schemi della rappresentazione tradizionale. Poi
Adriana De Caro, che qui presenta un'opera di anni fa in cui cercava la sua strada attraverso la pittura, però poi è passata alla liaison tra la pittura e la fotografia, strada che ora segue con brillante successo. Si è anche specializzata in Australia con dei parenti fotografi, perché sono tutti fotografi, la madre è qui presente, sta fotografandoci ogni Nicole. Dunque, Marta Potenzieri Reale, acquerellista di altissimo livello, studia molto in Inghilterra quest'arte e molto spesso pratica la tecnica Zen, cioè guarda il soggetto, poi distoglie lo sguardo e lo dipinge a memoria, soprattutto con pinne indiane. Silva Conde è una magnifica artista, anche lei oggi più che novantenne, è capace, questa è un'opera che forse non la rappresenta pienamente, ma capace attraverso proprio una pittura magica, esoterica, di interpretare il reale. Paolo Calvino è invece trapanese, qui abbiamo un informale. Questo è Vascotto, Fabrizio Vascotto, è pittore, chiamiamolo così, gestuale, come vedete assolutamente astratto, ama il colore e il segno. Nelia Gregorovic è artista di origine istriana, oggi vive a Milano, anche pianista, lavora molto con Luigi Donnorà. Alice Ptacaropulo, artista anche più che novantenne, cioè forse triestina, ma formatasi a Torino, e ha avuto una serie di gradi nella sua pittura. Intanto è un'ottima ritrattista, arte che poi ha anche un po' abbandonato. E questa è la sua fase negli anni 70-80, quando viveva a Venezia, e questa è una Venezia sommersa, la pittura espressionista figurativa. Claudia Raza, pittrice di Cividale, che però vive sul nostro Carso e ha questo, diciamo, espressionismo sulla soglia dell'astrazione e dell'informale. Bruna Daus lavora a Trieste e all'estero, come vedete ha qualcosa di magico e di giocoso nella sua interpretazione del reale. Vi segnalo questo artista magnifico che è Nicola Tommasi. Questo è pordenonese, però vive ora a Gorizia, è un artista che fa pittura architettonica. Lo trovo, questa voi vedete un'opera, ma io conosco la sua, è magnifico per questa capacità, anche attraverso la finezza materica, di interpretare in modo magico l'architettura attraverso l'arte. Questa è Paola Martinella, friulana, che interpreta Cattinara. Ecco, questo è un modo espressionista quasi astratto per interpretare una situazione triestina. Rosana Longo è bravissima figurativa triestina, vive a Moramugia, ha fatto l'Accademia di Belle Arti, ha studiato con Perizzi, ha studiato a Firenze al Centro di Grafica Il Bisonte, ha studiato con un maestro polacco incisione, e, insomma, ha sperimentato tutte le tecniche e ancora molto giovane. Paolo Guglielmo Giorio, artista triestino, che lavora con queste tecniche miste che sono difficilissime, perché lui lavora tutto trattato, perché sono smalti, ma sono anche diversi tipi di metalli e di situazioni che lui riesce a gestire. Questo è Pino Callea, artista triestino di origine, però madre di Rovigno e padre calabrese, innamorato del mare, pittore e scultore. Qui vedete una sorta di bassorilievo, una tecnica mista con della ceramica e poi della pittura, credo, acrilica. È un'opera che trovo interessante, perché forse bisognerebbe avere veramente una personale per capirlo a fondo, anche perché molto spesso nelle sue rappresentazioni lui inserisce la luce e, insomma, riesce a
ottenere degli effetti surreali, neobarocchi, notevoli. Dante Pisani, che è mancato recentemente, un maestro dell'arte triestina che lavorava molto sul tema dell'alienazione e dell'incomunicabilità, come potete vedere anche da questa forma di autoritratto. E infine questa Castellarin, Cristina Castellarin, che ci dà una, diciamo, lezione di mano con un segno equilibrato. Io spero di non aver dimenticato nessuno, vi ringrazio per l'attenzione.